Benvenuti da Massimo Zamponi ad una nuova puntata di Umbria Style. Umbria Style by Night. Per le serate più glamour della nostra regione, Poco Loco Disco Club, a Rivotorto di Assisi. Ai nostri microfoni, l'amico DJ Joe Brunetti. Signore e signori, questa notte direttamente Umbria Style, la trasmissione di tutti i locali d'Italia. Questo è Poco Loco! Mister Zampo, signore e signori, l'uomo più amato dalle donne d'Italia questa sera. Oh, vivi la notte, ama Poco Loco, vivila! Guarda lì! Su le mani! Oh, oh, oh! Amici di Umbria Style, ci troviamo al Poco Loco in compagnia di Joe Brunetti, sicuramente il DJ più style dell'Umbria. Grazie. Joe, questa sera che cosa offri ai tuoi clienti come musica? Questa sera il Poco Loco offre sempre un disco per tutti, regala sempre un'emozione per tutti, è un prodotto poliedrico, è un prodotto divertente e regala un'emozione dal primo all'ultimo disco. Dici, possiamo trovarti in qualche modo e venire a sentire la tua splendida musica, Joe, perché noi ti seguiremo ancora con le telecamere di Umbria Style. Allora, il giovedì, tutti i giovedì, sono al Velvet, Perugia, il venerdì qua al Poco Loco e il sabato mi trovate al Teatro di Viterbo. E quindi saranno date per noi importanti e saranno date che passeremo sicuramente insieme a te. Umbria Style! Siamo all'ingresso del Poco Loco con Umbria Style, abbiamo incontrato Beatrice. Beatrice, che tipo di locale è il Poco Loco? Cosa offre? Allora, per quanto mi riguarda, ma anche per la maggior parte delle persone che frequento e che frequentano il locale, è comunque un gruppo di amici fondamentalmente. Si mangia bene, si sta in compagnia e ci si diverte pure parecchio. Quindi, bene, positivo sicuramente. Ci sono donne belle come te. La concorrenza è tosta. Al Poco Loco la One Investigazioni, rappresentata da Matteo, quanto è difficile e complicato fare il tuo lavoro in un locale come il Poco Loco? Diciamo che un locale come il Poco Loco è meno impegnativo di altri locali, perché è un locale pieno di bella gente, molto elegante e molto style come la vostra trasmissione. Oh, grazie Matteo, sei troppo gentile, grazie. In effetti il Poco Loco è proprio un locale style, grazie. Alle telecamere di Umbria Style, Eleonora. Eleonora, al Poco Loco cosa trovi? Al Poco Loco trovo tanta accoglienza, eleganza, divertimento, tutti amici. Un locale forse il migliore. Allora ragazzi, questa serata potrete riviverla in televisione live. Questa serata in diretta su Umbria Style. Da mercoledì su Sky, YouTube, potete osservare la notte Umbria Style, Poco Loco! Società, assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti. Perugia Assistenza, una valida alternativa al problema. Ai nostri microfoni, Federica Labroca. Sempre in compagnia di Federica, quali sono gli altri servizi che Perugia Assistenza offre? Allora, c'è la possibilità di avere servizi di accompagnamento presso ambulatori, quindi la possibilità di fare analisi di laboratorio, la possibilità di fare anche servizi quali radiografie, ecografie e visite specialistiche. Abbiamo anche servizi di pulizia che vengono svolti da personale qualificato, servizi di accompagnamento, cosa molto importante, ci tengo a precisare e a puntualizzare che noi non facciamo badantato, ma servizi di assistenza, che sono due cose ben diverse. Noi assistiamo la persona a 360 gradi in ogni sua esigenza, non vegliando la persona, ma curandola, assistendola e aiutandola in ogni momento della propria giornata.
In che modo Perugia Assistenza offre consulenza? Allora, è chiaro che nei momenti di bisogno, in un momento di urgenza, potete contattarci tranquillamente e i nostri collaboratori verranno a domicilio a offrirvi una consulenza e un aiuto pratico. Non lo so, potrebbe essere un modo come sistemare magari la camera da letto, come lavare la persona, insegnargli a posizionarla, a girarla per cambiarla di posizione, perché c'è un tema molto importante quali le piaghe da decubito, ad esempio. Noi offriamo questa consulenza gratuita, siamo a disposizione per tutte le persone che vorranno contattarci. Bellezza CM Beauty, centro civico di quartiere San Nicolò. Per il trucco di Umbria Style, Katia Petriola. Qui al centro estetico CM Beauty non solo trucco. No, noi ci occupiamo di estetica di base e diciamo trattamenti di pedicure, manicure, depilazione, trattamenti corpo e anche trattamenti personalizzati viso. E diciamo la novità che sta andando un po' in voga in questo momento è questa depilazione definitiva fatta con un macchinario molto professionale che dà nel tempo l'eliminazione totale del pelo. Abbiamo visto un macchinario molto particolare qui al centro estetico CM Beauty e si chiama Slimform. Marina, ci spieghi che cosa è e a cosa serve? Allora, lo Slimform è un macchinario che serve principalmente per il dimagrimento e il rimodellamento del fisico. Si ha una pedalata, quindi un esercizio fisico di 40 minuti circa, effettuato sotto la presenza di lampade a infrarossi, che quindi vanno a far sudare in maniera molto potenziata la cliente, a detossinare in maniera totale l'organismo e quindi ad avere un'accelerazione del metabolismo e quindi di conseguenza una perdita di peso notevole. Inoltre è possibile effettuare anche l'elettrolipolisi con questo macchinario. Vengono attaccati degli elettrodi e quindi si può effettuare sia elettrolipolisi, quindi dimagrimento, e anche tonificazione. E per i nostri telespettatori che magari immagino che a Spoleto conoscano un po' tutti il centro estetico CM Beauty, ma per chi volesse venire da fuori ricordiamo dove vi possono trovare? Al centro civico di quartiere San Nicolò Spoleto. Arte, corniceria Belle Époque Spoleto dona un tocco di unicità alla tua casa. Ai microfoni di Umbria Style, Massimo Brazzini. Con Massimo Brazzini e la corniceria Belle Époque, come può l'artigianato essere d'aiuto per arredare la casa? Beh, innanzitutto, essendo noi artigiani da tre generazioni, quello che abbiamo sempre fatto sono le cornici per incorniciare stampe, tele, quadri, e quindi per noi la cornice è diventato anche un complemento d'arredo, non lo diciamo noi, lo dicono anche le maggiori riviste di arredamento. Logicamente noi riusciamo a fare tutta una campionatura di cornici classiche e moderne, anche per specchiere, quindi facciamo anche specchi, e abbiamo la possibilità anche personalizzare la cornice in base al soggetto. Oltre alle cornici, quali prodotti possiamo trovare qui alla corniceria Belle Époque? Sicuramente tutto quello che è complementare alle cornici, quindi poster d'autore, stampe d'autore, stampe antiche, serigrafie, litografie e anche qualche dipinto di qualche pittore che noi proponiamo. Cupido, per un matrimonio perfetto, ovviamente boutique della Bomboniera. Ai microfoni di Umbria Style, Enrica Pellegrini. Alla boutique della Bomboniera, per un matrimonio perfetto, quali sono le nuove tendenze per il 2013? Allora, Enrico, per le nuove tendenze sono dei colori molto particolari, delle cose un po' eccentriche, diciamo, delle cose un pochino elaborate, però facente parte della Bomboniera Gioiello, che è una cosa diversa dalla classica degli anni precedenti. E che colori ci suggerisci? Un colore molto bello, diciamo, un colore si chiama Tiffany, è una linea molto bella, molto raffinata, diciamo un pochino carica, eccentrica, però non passa inosservata. Questa linea di Bomboniere praticamente va per la beneficenza dei bambini dell'Africa. Alla boutique della Bomboniere non solo Chiara Ela.
No, noi abbiamo l'esclusiva per la zona di Clara Luna, siamo un po' di Clara Luna dove anche lì fanno delle linee nello specifico per la beneficenza. Poi abbiamo Pignatelli che c'ha sempre delle cose molto molto belle e raffinate, abbiamo Gelmattiolo, è riuscito quest'anno a fare delle cose anche lui molto molto particolari. A tutti i futuri sposi che verranno a fare il servizio da noi riceveranno, chi per chi fa le pomoniere riceveranno il tablet in omaggio, e chi farà il servizio completo con l'addobbo riceverà il tableau e il bouquet da sposa. E le partecipazioni praticamente vengono regalate dalle ditte che noi rappresentiamo, vale a dire Clara Luna, Pignatelli, Mattiolo. Bellezza, centro estetico Cinzia Fedeli, luce pulsata e molto altro ancora. Il servizio è di Alessandro Musci. Estetista Cinzia Fedeli, un nuovo modo per dire addio alla ceretta. Sì, la luce pulsata, che è una depilazione definitiva al 90%. La prima cosa che va fatto è la valutazione del tipo di pelle. Molto scuro, molto chiaro, dipende. Poi va valutato il tipo di pelo, se è scuro o chiaro o spesso sottile. Una volta fatto questo, viene programmato il macchinario. Programmato il macchinario, si prende la parte da trattare, si disegna con la matita bianca la parte da trattare, poi col rasoio si accorciano i peli, poi si applica un gel freddo che fa come conduttore e fa anche meno male, insomma dà meno fastidio per poi lavorare con il macchinario. Viene sparato con il manubrio sulla parte da trattare. Una volta fatto lo sparo, lo spot, viene pulita la parte, viene applicato una crema, un olio a piacere e il trattamento è finito. Moda giovani, tatuaggi e piercing. Il tatuatore più style della nostra regione è Sasi Cervone. Ancora una volta a Terni presso il Sasi Cervone Tattoo Studio. Vediamo che oggi stai in tenuta da lavoro. Sì, ho appena finito di lavorare, di eseguire un tatuaggio. Per i nostri telespettatori che magari non sanno, da dove si parte per un tatuaggio? Dipende dal cliente, ovviamente bisogna capire le esigenze del cliente e quello che vuole, perché non sempre i clienti sono esperti, quindi sta al tatuatore capire il desiderio del cliente. Quindi a volte si parte da un lavoro già fatto o comunque abbozzato dal cliente fino a una progettazione da zero da parte mia. Ci era sembrato di aver capito che fai anche lavori a mano libera, quindi puoi sia replicare che fare lavori a mano libera di tua fantasia. Sì, si chiamano freehand in gergo e sono tatuaggi progettati direttamente sulla pelle, su richiesta del cliente. A prescindere da quello che sono magari le richieste, le volontà da parte dei clienti, te quale genere prediligi? Io prediligo il genere figurativo, ossia il tatuaggio realistico, a partire dai ritratti, che può essere il ritratto del proprio animale o di una persona cara o di qualsiasi altra cosa, il genere realistico. In conclusione, se ci volessimo fare un tatuaggio, dove ti possiamo trovare? Allora, a Terni, in via Campania 13B, nei pressi dell'ex Cinema Fedora, su Facebook Sasi Cervone Tattoo e sul sito internet www.sasicervonetattoo.com. Piccolo spazio pubblicità.
cari amici di Umbria Style, anche questa puntata è terminata. Vi rinnovo l'invito a seguirci mercoledì prossimo per lo speciale Capodanno, sempre su TEF Channel, su Sky 836 e su TVSAT 1523. Tutti i servizi in HD su YouTube e su umbriastyle.com. Augurandovi buon Natale, un caro saluto da Massimo Zamponi. Buon proseguimento con i programmi di questa rete.